La formazione degli autisti d'ambulanza non è mai stata regolamentata. Ogni singola realtà si autogestiva di conseguenza. Spinti dall'idea di un continuo miglioramento, un gruppo di associazioni veronesi, SOS di Sona, Associazione Croce Blu di San Martino Bonalbergo, Polo Emergency di Villafranca e Associazione Volontari Valeggio, sentono l'esigenza di unificare il percorso di formazione. Da quest'idea nasce questo corso, che con il patrocinio di CSV e sotto il controllo del SUEM 118, ha lo scopo di unire forze ed esperienze che preparino gli autisti con delle linee guida comuni. Un obiettivo più ambizioso di questo corso è quello di diventare un modello di riferimento valido a livello regionale per la formazione degli autisti. La parte teorica del corso, invece, dopo anni di esperienze passate, è stata ottimizzata. Abbiamo deciso di realizzare 13 lezioni, di cui 11 di teoria vera e propria fatta in aula con un sistema abbastanza innovativo. Abbiamo cercato di unire sia delle slide, quindi di PowerPoint, quindi delle lezioni frontali, delle dispense che abbiamo realizzato anche qua con l'esperienza di anni e anni di soccorso da parte di tutti quanti gli istruttori. Abbiamo addirittura per quest'anno strutturato il sistema di teletrasmissione per far sì che le lezioni si potessero vedere anche a grossa distanza, per favorire dei discenti, degli allievi che per motivi di lavoro non potevano essere fisicamente presenti durante la lezione. Le lezioni venivano svolte in aule confortevoli due volte a settimana e abbiamo cercato di riassumere e di utilizzare tutto quello che il mondo sanitario veronese ci poteva mettere a disposizione. Abbiamo utilizzato la scuola di formazione della Polizia di Stato, quindi un ispettore che è dedicato solo ed esclusivamente alla formazione, è venuto in aula per dialogare con i ragazzi e spiegare quello che effettivamente era il servizio e l'interfaccia con la Polizia di Stato, l'utilizzo di tutti quanti i dispositivi utilizzabili da un'ambulanza o da un'auto medica e tutta la parte normativa che riguarda appunto il codice della strada prettamente solo esclusivamente per i mezzi di soccorso. Abbiamo chiesto la formazione anche al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, sono venuti tre Vigili del Fuoco molto molto esperti dedicati solo alla formazione, che ci hanno spiegato come gestire una maxi emergenza e anche in questo caso l'interfacciamento di un servizio congiunto fra mezzo di soccorso e Vigili del Fuoco. Abbiamo chiesto l'ausilio del SUEM 118 per mille motivazioni, essendo loro la parte principale di questo corso. Abbiamo chiesto ad un avvocato di poter derimere alcune questioni, querelle legali che si potevano venire a verificare durante l'esecuzione o post di un servizio di emergenza, nonché di una psicologa che abituata a lavorare o comunque a dialogare con persone che hanno a che fare con il mondo del servizio sanitario, potesse risolvere alcuni problemi che durante l'esecuzione di un servizio si possono venire a verificare. Esempi eclatanti purtroppo sono all'ordine del giorno, la psicologia è un fatto principale nel nostro mondo. Un'altra parte fondamentale del corso è l'aspetto pratico, inteso come prove pratiche di guida, conoscenza e gestione di mezzi e affiancamento di servizio. Le prove pratiche consistono nello svolgimento di guide con ambulanza su un piazzale attrezzato, con la presenza di diversi scenari quali sottosterzo e sovrasterzo, lo slalom veloce e lento, evitamento ostacoli con beccheggio, posizionamento e parcheggio, manovre di retromarcia con passaggi in strettoia, frenata con e senza ABS.
Successivamente si passerà ad analizzare la gestione del mezzo sia dal punto di vista meccanico che burocratico. Una volta superato positivamente l'esame teorico-pratico, è previsto un periodo di affiancamento con valutazione di ogni servizio svolto. Siamo arrivati agli atti finali del corso Intercroci, un percorso abbastanza lungo, dopo 13-14 lezioni, dove i ragazzi hanno appunto fatto delle lezioni teoriche e anche pratiche, teoriche in aula, pratiche sul piazzale come quello che vedete alle mie spalle. I ragazzi hanno dovuto sostenere per accedere alle prove di esame pratiche un esame scritto, un esame teorico e alla fine appunto l'esame pratico. L'esame scritto si basa su una stesura di una quarantina di domande che devono essere svolte con una tempistica massima di 40-42 minuti circa. Alla fine dell'esame scritto, ogni singolo candidato è stato chiamato a valutare proprio il proprio esame scritto, proprio per riuscire a capire magari se ci fossero stati degli errori, se era magari una difficoltà di comprensione della domanda o proprio perché erano convinti di quello che avevano fatto. L'esame di pratica si struttura su una 4-5 prove da svolgere come circuito. Gli istruttori che valutano i nostri futuri autisti soccorritori sono fisicamente sopra il mezzo di soccorso e anche a terra, vicino alla prova appunto che stanno per effettuare, proprio per riuscire a valutare i nostri ragazzi nel miglior modo possibile, quindi sopra il mezzo di soccorso valutando il posizionamento delle mani, dei piedi, l'attenzione che viene posta durante la guida e anche a terra. Gli istruttori che stanno tenendo le prove pratiche del corso di guida Intercroci appena concluso sono tutti istruttori certificati dalla centrale operativa SUEM 118 di Verona, la quale ha puntato moltissimo sulla figura dell'autista soccorritore, proprio per fare in modo di avere sulle nostre strade e sui nostri mezzi di soccorso delle persone preparate. Oltre a questo, i nostri istruttori sono stati formati da varie scuole di guida sicura, alcuni addirittura hanno conseguito dei diplomi di istruttore nazionale. Dall'esperienza nella realizzazione negli anni di questo corso Autisti Intercroci per formare i nuovi autisti soccorritori è nata l'idea di Universo. Cos'è Universo? Non è altro che una unione di intenti, una collaborazione reciproca, l'idea di una formazione costante per tutti i nostri volontari, autisti, soccorritori e soccorritori, rispetto reciproco. Per noi queste sono le basi fondamentali
per una futura e sana collaborazione.